Un gol segnato, 6 incassati. Questo è il bilancio del Lecce nelle prime 3 partite di Coppa Italia. Con la sconfitta di ieri sul terreno del Comunale di Torino contro la squadra granata di casa, l'eliminazione degli uomini di Mazzia dal torneo è diventata matematica. Mercoledì il Lecce si congederà dalla manifestazione affrontando alle 17 il Bari, un derby pugliese che anticiperà uno dei motivi del campionato cadetto. Il montaggio di questo servizio risente fatalmente dell'andamento della gara, che ha concesso molto alle velleità offensive del Torino e praticamente nulla alla smania di rivalsa di Magistrelli e compagni. 4-0 il risultato finale, con gol di D'Amico, autorete di Miceli e repliche di Graziani e Pecci. Le esperienze di agosto serviranno ai giallorossi per non ripetere alcuni errori commessi contro i Granata, come il gioco troppo insistito in orizzontale a centrocampo. Vale la pena, in parole povere, di considerare la partita di Torino come un semplice collaudo, amaro ma alla distanza redditizio. L'uscita dal campo per infortunio dopo appena 12 minuti di Gardiman, sostituito da Progna, ha costretto Mazzia a rivedere i piani difensivi e la sfortunata autorete di Miceli, proprio allo scadere del primo tempo, ha impedito alla squadra pugliese di affrontare la ripresa con un minimo di fiducia. Due elementi da non trascurare al momento di leggere in seno al match la chiave della sconfitta leccese. Ed ora spazio al derby. Mercoledì sia il Lecce che il Bari cercheranno la prima vittoria in Coppa Italia.